Questa di Ennio Morricone. E diciamo che come nel caso della foto di Leonard Cohen, di cui abbiamo parlato prima, l'idea l'ha offerta il soggetto. Perché? Perché Morricone aveva accettato di farsi fotografare a casa sua, però con molta malavoglia, e quindi cercava qualunque pretesto per non apparire nella foto. E a un certo punto mi disse: aspetti, c'ho l'idea, guardi, mi metto dietro la porta e faccio uscire i miei occhiali. Allora io ho detto: fantastico, per favore prenda una partitura, così perlomeno abbiamo anche un elemento musicale nella foto. Quindi lui andò nel suo studio dietro questa porta, prese la partitura, tornò e si mise in posa, quindi così un taglio un po' surrealista. Poi c'è uno sviluppo, nel senso che feci qualche scatto e poi mi fermai. Lui non mi vedeva e cominciò a dire: ha finito? E io zitto. Dopo un po': ma ha finito? E io zitto. Ma è ancora lì? Ma allora ha finito? E uscì, no? Si sporse dalla porta e io scattai questa foto. Perché l'importanza di questo scatto che voi non potete vedere adesso? Perché Morricone senza occhiali, un po' come la linea Vermüller, si sentirebbe senza mutande, no? E quindi sono riuscito a fregarlo e a fare una foto. Vabbè, questo è un piccolo aneddoto. Poi, questa è una foto un po' strana. Molte di queste foto sono fatte non necessariamente in studio, anche se sembrano curate, insomma. Sono fatte anche in sottoscala, camerini, alberghi, pochi minuti prima di un concerto, prima delle prove, e ovviamente questo determina anche una ripetitività e una riduzione proprio all'essenziale della foto, dello schema della foto, come queste due foto fatte tutte e due in alberghi. Non si può sviluppare una creatività totale, bisogna magari semplificare il set e concentrarsi poi sul soggetto e sulla gestualità. In questo caso eravamo a Venezia prima di un concerto e Veloso era assolutamente stanco, non ne poteva più e accettò così per cortesia di posare, e il viso era molto stanco e poco espressivo, e a un certo punto, anche dopo aver sviluppato le foto, scattano delle associazioni. Io mi ero ricordato, anche forzate un pochino, mi ho ricordato che Veloso e Gilberto Gil, i tropicalisti, erano andati a Londra alla fine degli anni 60, si erano così immersi nella psichedelia, nel rock di quegli anni, e allora, sfruttando una tecnica che era di Art Kane, quella del sandwich, cioè la sovrapposizione di due fotogrammi nello stesso telaio, mi ero inventato questa foto che poteva essere una foto di Jimi Hendrix degli anni 60, ricordandomi la tecnica di uno dei miei maestri. E così ho creato un'immagine insolita, lascio a voi qualunque altro giudizio. Questa foto è molto particolare per me. Premetto che quasi una ventina di anni fa ho avuto un periodo newyorkese in cui mi ero affidato a un agente che aveva subito scartato questa foto dal portfolio dicendomi: ma questa è una silhouette, la fa chiunque, senza assolutamente dar, come dire, peso alla storia che c'è dietro. Allora, molti di questi personaggi li ho proprio cercati, non ho aspettato la telefonata di un giornale o altro, ho cercato di fotografare, soprattutto negli anni tra gli 80 e i 90, i personaggi che mi emozionavano dal punto di vista dell'ascolto, delle storie e così della personalità. E un giorno avevo letto su un giornale che questo compositore di jazz, Hannibal Peterson, sarebbe venuto in Italia a eseguire una sinfonia che aveva scritto dopo un'esperienza personale piuttosto pesante, cioè gli era stato diagnosticato un cancro terminale, per cui aveva scelto di andare a morire in Africa, nella terra dei suoi antenati. Qui avrebbe incontrato uno sciamano che lo guarì, e quindi una volta guarito scrisse questa sinfonia. E allora ho pensato: questo qui me lo voglio proprio annusare, no? Voglio stare nello stesso metro quadrato anche per pochi minuti.
e tramite la casa discografica riuscii ad avere del tempo. Qui eravamo in un albergo dove ho montato il mio set. E quello che successe fu strano, perché il personaggio era veramente luminoso, ma fotografandolo non emergeva nulla di quello che io mi ero immaginato di lui. Era semplicemente davanti alla macchina fotografica, sereno, ma senza nessun tipo di reattività. Allora, dopo aver fatto qualche rullino, dissi: beh, grazie del tuo tempo, ti manderò qualche foto, e boh. E quindi cosa succede? In quel momento uno spegne il set, smonta e il soggetto sparisce in 3 secondi. Quello che successe è che io spensi le luci frontali, ma lui rimase lì, anzi si sedette e aveva questa figlioletta che gli girava intorno e cominciò a suonare per la figlia. Voi avete visto, almeno chi era fin dall'inizio, ha visto la sequenza, tutta la danza tra padre e figlia. E quando vidi che stava succedendo qualcosa, lasciai le luci frontali spente e lo schiarimento dietro acceso, mi sdraiai per terra e cominciai a scattare. E alla fine di questa piccola danza che avete visto, successe questo, cioè la bambina andò a infilare il viso nella campana della tromba. La foto non racconta nulla di tutto quello che vi ho detto prima, però è diciamo la classica, il classico imprevisto che occorre saper attendere e poi cogliere.